Lunedì 3 dicembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui, una nuova settimana, l'ultima settimana per quanto ci riguarda di programmazione di Good Morning Milano. Lo chiuderemo questa settimana venerdì con uno speciale di Sant'Ambrogio, insomma un po' come dire, un po' come fosse il compleanno di Milano, Sant'Ambrogio, la festa più importante della nostra città, appunto sarà la festa conclusiva anche di questa stagione di Good Morning Milano che comunque poi tornerà a gennaio, non preoccupatevi, ci rivediamo a gennaio. E chiunque di voi da casa voglia venire a raccontarci le proprie realtà, noi sempre porte aperte. Quest'oggi raccontiamo una realtà e un protagonista di Milano, come ci piace raccontare, come ci piace dire a nostra maniera. Una realtà molto importante, vicino a noi. Stiamo parlando della zona ovest di Milano, ma insomma, lascio la parola al nostro ospite che è Pietro Basile. Buongiorno Pietro, Buongiorno. presidente dell'associazione Il Balzo. Benvenuto, grazie mille di essere qui con noi oggi. Grazie a voi per averci ospitati. Allora, l'associazione di solidarietà familiare Il Balzo, stiamo parlando di un'associazione che ha sede in Baggio, giusto? Esatto. In una sede poi importante, poi mi racconterai perché è così importante. Che cos'è però l'associazione Il Balzo? Cosa fa? Allora, l'associazione Il Balzo è un'associazione che fin dalla sua fondazione nel 94 si è occupata di disabili in particolare e di servizi quindi sulla disabilità. Nel corso del tempo abbiamo anche aggiunto però dei servizi sui minori, ma il nostro focus è senz'altro la disabilità. Ecco, quindi. E proprio oggi, infatti, abbiamo voluto avere voi del Balzo qui perché oggi, appunto, è la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità. Inizia la settimana della disabilità. Anche il Comune di Milano so che sta facendo una cifra, tanti eventi in giro per la città, voglia di giustamente accendere una lampadina su questo che è un tema importante, su cui non bisogna mai abbassare la guardia. Se, insomma, se ne parla spesso e troppo volentieri, magari quando c'è il servizio che parla di barriere architettoniche, così poi si perde tutto il resto. Invece, ma tutti i giorni la disabilità e le varie disabilità sono da parlare, c'è da parlarne, c'è da farne tesoro anche delle varie esperienze, come ad esempio la vostra. Dicevi appunto, voi siete un'associazione che ha a che fare appunto quasi esclusivamente, soprattutto con questo tipo di lavoro. Che tipo appunto di lavoro fate? E come dicevamo prima, siete a Baggio in una sede importante, perché? Esatto, perché quando devo raccontare di noi io spesso uso l'immagine di una storia ma di due vite. Appunto, la prima va dal 94 fino al 2009, poi dal 2009 ad oggi, questa seconda tranche. Nel 2009 il fatto importante è avere vinto un bando che ci ha consentito di gestire un bene confiscato all''Ndrangheta. E quindi quella che prima era un'edicola che serviva per riciclare del denaro sporco e per custodire gli stupefacenti destinati allo spaccio di zona, ecco, dal 2009 diventa la nostra associazione. E in quel momento investiamo anche su un'idea, cioè quella di coinvolgere in modo estremamente diretto e forte l'impegno delle famiglie del Balzo, perché la vecchia gestione per ripartire, per superare una crisi che ci attanagliava in quel momento, la vecchia gestione fa questa proposta alle famiglie: prendetevi voi carico dell'associazione. E quindi in quel momento l'associazione diventa un'associazione di famiglie perché le famiglie compongono tutti gli aspetti della vita associativa, dal governo associativo, quindi con un direttivo che vede la presenza dei genitori, importante presenza, la vicepresidente è una mamma ed è anche una mamma che cura una delle nostre attività collaterali dell'associazione. E poi fanno parte di tutte quelle commissioni, aree, diciamo, operative che quindi declinano concretamente i servizi, in particolare quelli di ristorazione, che insieme ai progetti in appartamento e alla residenzialità fanno parte del nostro obiettivo principale, che è quello di lavorare sulle autonomie del disabile. Ecco. In che maniera, appunto, insomma, è rivoluzionario questo ingresso delle famiglie all'interno di un'associazione? In realtà nasce da un'esigenza non carina, diciamo, appunto, c'è un problema economico, però è diventata una risorsa invece poi. È diventata una risorsa perché in effetti da quell'anno in poi il Balzo ha ritrovato vita, no? E i numeri raccontano di una realtà che inizialmente nel 2009, quando questa avventura nuova è iniziata, raggiungeva con i propri servizi circa una ventina di famiglie. Adesso, sommando l'area disabilità e quella minori, noi raggiungiamo e diciamo, diamo soddisfazione ai bisogni di 50 famiglie.
anche il gruppo degli educatori, che era da 4-5 persone che ruotavano sui servizi, adesso conta 10 professionisti, così come i nostri volontari, che sono oramai una trentina. Ecco, l'esperienza delle famiglie, dici bene, è effettivamente una novità. Tant'è vero che nel nostro percorso noi ci siamo trovati, come dire, un po' a costruire una sorta di precedente. Quindi a costruire una sperimentazione che non c'era, con tutti i pregi e anche le difficoltà che il percorso ci ha messo davanti al nostro cammino. Però questo ci ha consentito proprio di specializzare lo sguardo sulle autonomie, perché avevamo un riferimento costante diretto sui bisogni, no? I familiari che ci rappresentavano quali erano gli indirizzi da seguire. E da qui la scelta di focalizzarci proprio sulle autonomie, intendendo l'autonomia un po' come noi lo chiamiamo il tridente, no? L'abitare, il lavorare e poi la gestione del tempo libero. L'abitare è dato dai nostri servizi di residenzialità, cioè i ragazzi in appartamento fanno delle esperienze di vita autonoma con gli educatori che conducono queste giornate. Abbiamo immaginato degli step progressivi, quindi un weekend breve per chi, diciamo, non ha ancora fatto queste esperienze, uno step intermedio che è quello del weekend lungo, quindi venerdì, sabato e domenica, e poi chi ha già maturato questo percorso propedeutico fa la settimana intera in appartamento, quindi dividendosi tra le esigenze di cura dello spazio, del corpo, pretese dalla vita in appartamento e poi le attività che durante la settimana abitualmente si Tutto svolgono. questo immagino con un'equipe di professionisti alle spalle, però insomma non Esatto, è sì, cioè, appunto sono facile. 10 Wow. educatori che curano proprio in particolare l'aspetto della residenzialità e poi i laboratori pomeridiani sulle autonomie che noi facciamo al lunedì e al martedì, insieme ai volontari dell'associazione, le formazioni sull'altro aspetto del tridente che è quello del Del lavoro. lavoro, sul lavoro cosa fate? Noi abbiamo pensato di esordire proprio nel bene confiscato a suo tempo con delle attività ristorative. Perciò abbiamo iniziato con un semplice ristorante che è gestito pressoché interamente per gli aspetti di organizzazione dalle famiglie dell'associazione. Un ristorante che adesso conta dalle 2 alle 3 date mensili, di solito al sabato. E poi abbiamo aggiunto nel tempo anche l'appuntamento settimanale, tutti i giovedì, con l'aperitivo del balzo, un bar, il bar balzo. Quindi al Risto Balzo abbiamo affiancato il bar balzo. E in entrambe le attività i ragazzi disabili, oramai giovani adulti, perché insomma non sono più propriamente dei ragazzi. Servono ai tavoli, quindi costruiamo questo tipo di professionalità, coadiuvati anche dai volontari, giovani volontari che sono poi quelli che gestiscono in modo particolare l'aspetto del bar. Molto interessante quando hai parlato, appunto, dicevi, anche i disabili, i giovani adulti, perché insomma stanno crescendo anche loro insieme all'associazione, insieme alle famiglie e tutto, quindi è un percorso che si fa tutti insieme, questo è molto interessante anche. Assolutamente, diciamo, è un po' anche il Cioè, se io diventato un nostro. po' l'associazione appunto di famiglia, non è più quel posto dove vado, faccio le mie attività e me ne vado, immagino, no? E quindi si cresce insieme all'associazione stessa. Assolutamente sì, e questa è anche un po' una difficoltà, perché il genitore ha questo difficilissimo compito che è quello di dover essere nello stesso momento intercambiabile, dal ruolo di genitore al ruolo di protagonista attivo dei nostri servizi, perciò i nostri genitori compiono uno sforzo notevole. E sì, effettivamente questo aspetto che hai colto di comunità è la nostra cifra caratteristica. Perché? Perché noi miriamo proprio a costruire un nucleo di giovani adulti, come li definivo, che si scelgano anche in queste esperienze che diciamo, noi nell'ambiente definiamo di durante noi, cioè delle esperienze di autonomia, per esempio in un appartamento, fatte per cominciare ad emanciparsi dalla figura del genitore. Per noi è importante perché il nostro fine è il dopo di noi, cioè quando quei ragazzi dovranno gestire completamente la Autonomia, vita vita, in autonomia. appartamento come in altri aspetti.
E lì scegliersi, quindi sapere su chi poter contare all'interno di un appartamento, nell'economia, diciamo, della propria vita, è importante. Quindi abbiamo una comunità che noi vogliamo curare e può sembrare un po' una comunità chiusa, in realtà c'è un obiettivo educativo, che è quello di formare e consolidare dei legami molto forti. E poi credo che comunque l'attività sia non aperta, se uno può iscriversi all'attività nuova. Senz'altro, cioè, sì. Non è una comunità appunto non chiusa, anzi, può sembrare chiusa ma non lo è, anzi. Esatto. Elementi nuovi possono poi arricchire appunto questo... Mi è interessante questo dello scegliersi anche, del conoscersi, sì. Quindi... Anche perché c'è questo aspetto, cioè i percorsi propedeutici hanno anche questo senso, cioè i nuovi ingressi comunque intendiamo gestire in modo molto calmierato e centellinato per motivi educativi, ripeto, non per, sì, no, per altri non motivi, per snobismo. Però se appunto il fatto di accedere a questo percorso attraverso degli step consente anche di costruire nel mentre quel legame di comunità su cui noi investiamo tanto. Dicevi appunto educatori, le famiglie e volontari, dicevi. Volontari. Tanti, sì. Volontari, quelli invece credo che insomma non ce ne sia mai abbastanza forse, no? Sì, soprattutto in questo periodo in cui le risorse scarse, come dire, si rivolgono poi alla solidarietà per il fare, no? Noi abbiamo un nucleo storico di volontari che si è formato non a caso intorno a dei fratelli, dei ragazzi disabili, che si è consolidato appunto nel tempo e che ha raggiunto oramai la cifra che ti dicevo, 30 volontari sommando l'area della disabilità con quella dei minori, sì, 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 sì. Però il grosso è proprio la parte della disabilità perché si tratta di 20 Come giovani. Si può fare se uno vuole diventare volontario? Che cosa deve saper fare un volontario? Allora, di solito noi introduciamo il volontario preferibilmente, a meno che non abbia delle esperienze pregresse in questo campo importanti, cominciando a far conoscere il gruppo dei volontari anche attraverso quelle iniziative di formazione che i volontari e gli educatori costruiscono insieme per farli familiarizzare anche con il contesto, con il servizio, con il suo funzionamento e soprattutto con chi ne è protagonista. E poi da quel momento in poi c'è un'introduzione graduale nelle turnistiche che gli stessi volontari, attenzione, costruiscono, quindi c'è una gestione molto, molto autonoma di questa attività da parte del gruppo più esperto, che quindi fa un po' da guida, da cicerone nel servizio per i nuovi ingressi. Comunque, se si vuole diventare nostro volontario, basta scrivere alle nostre email, si trovano sul sito www.associazioneilbalzo.org, si può scrivere alla nostra pagina Facebook e quindi a quel punto ci conosceremo attraverso il classico colloquio e poi troveremo un modo, appunto una formazione o altre attività costruite all'uopo per introdurle nel servizio. E ci sono anche dei momenti in cui appunto possiamo venire a conoscere la situazione, che sono magari ad esempio gli aperitivi del giovedì, le cene, che attività ci sono, che eventi ci sono da qui alle prossime settimane ad esempio? Allora, adesso siamo in chiusura diciamo delle attività, quindi è prevista una cena del 15 dicembre, stiamo calendarizzando, anzi in buona parte abbiamo calendarizzato quelle che da gennaio in poi si svolgeranno. E cos'altro? Ci sono gli appuntamenti del giovedì fino alla pausa del Natale, i giovedì da qui in poi saranno i giovedì del Barbalzo. Tutti i giovedì, quindi da qui fino a Natale, Natale permettendo appunto, esatto. Diciamo, possiamo venire a fare l'aperitivo al Barbalzo e cioè, già faccio un'idea di quello che può essere la vostra associazione, direi, no? Sì, sì, è un contesto in cui conoscerci vale la pena, perché appunto dirà molto di noi, sarà facile per esempio incontrare le nostre famiglie oltre che i nostri volontari. E quindi si dà già un'idea in quel contesto di quello che siamo, ecco. Sì, non solo di disabilità però vi occupate, c'è anche esatto. Un'altra banca in cui voi siete ormai da un po' di anni impegnati, che è quella dei minori. Esatto. Cosa fate in quel campo? Allora, noi abbiamo iniziato con un semplice doposcuola, mm-hmm. che aveva però la caratteristica di seguire con un tutor dedicato il ragazzo, delle elementari o delle medie, quindi non si tratta di gruppi di studio, ma di un tutor volontario e fino a qualche tempo fa anche degli educatori che seguivano singolarmente il caso.
Nel corso del tempo questo dopo scuola si è evoluto quasi naturalmente rispondendo ad un'esigenza che era molto forte da parte del territorio, cioè di accompagnare il percorso del minore con un po' un'attenzione nei confronti della sua famiglia. Quindi dopo scuola è diventato l'amo che abbiamo lanciato nel bisogno perché il bisogno abboccasse e venisse trattato. E quindi abbiamo creato uno spazio che è di orientamento ai servizi del territorio, in cui ci avvaliamo di partnership anche con altre realtà che per esempio danno in modo dignitoso sostegno alimentare. Collaboriamo ad esempio con un'associazione, si chiama Solidando, che ha costruito questa bellissima iniziativa, un emporio in cui si può andare dignitosamente a fare la spesa. Loro dotano le famiglie di una tessera, punti, e quindi in un normale supermercato si possono acquistare quello che il supermercato offre. E poi c'è un'opera di raccordo, di rete, tra i vari servizi che seguono le famiglie e i minori, quindi l'UOMPIA che si occupa, e l'unità di neuropsichiatria infantile di zona, e le scuole, le tante scuole del territorio che ci indirizzano buona parte della nostra utenza. A che punto, se dovessi decidere, cioè chiederti a chi si rivolge il balzo, quali sono appunto la vostra utenza a cui vi rivolgete e come posso, se sento di aver magari bisogno di chiedervi una mano, venire appunto a chiedervi aiuto? Basta scriverci o venirci a visitare. Noi siamo aperti tutti i giorni, soprattutto al pomeriggio, però abbiamo anche dei laboratori per le donne del quartiere al mattino. Però sull'aspetto di servizio o ci si iscrive, quindi si iscrive al nostro indirizzo di posta, il balzo_associazione@yahoo.it, che si trova anche sul sito, dove c'è una pagina di contatti, quindi si può in questo modo chiedere informazioni e sapere come accedere ai servizi, oppure si può venire direttamente in sede. E a quel punto illustriamo la nostra offerta di servizi e se riusciamo a rispondere a quel bisogno noi siamo ben lieti di accoglierlo. Siamo quasi in chiusura, di solito a questo punto si fa la fatica domanda, progetti futuri? I progetti futuri, il nostro progetto più grande è proprio il dopo di noi. Perché fin qui stiamo curando, anche per quell'esigenza di progressività del servizio, stiamo curando il durante noi, però noi vorremmo poter disporre di un servizio che per intensità, per frequenze, per ambizioni possa anche rispondere all'aspettativa più grande della famiglia. Il dopo di noi, appunto. Quindi questo è il nostro grande progetto. E poi poter gestire, una volta ben formati i ragazzi, uno spazio ristorativo che dia loro appunto anche l'occasione del lavoro, oltre che quella del saper gestire i propri bisogni, le proprie autonomie domestiche. Pietro, allora, ricordaci le coordinate per venire a vedere tutto quello che fate e per magari venire poi anche un giovedì sera a conoscermi meglio bevendo al Bar Balzo. Perfetto, noi siamo in via Ceriani 14, nel cuore del vecchio borgo di Balzo, che è di Baggio. Questo è freudiano, di Baggio, che oramai è un quartiere della città, però ha una bella identità di borgo, quindi è bello anche visitare quel posto, perché è un quartiere molto particolare. E lì accanto alla famosa chiesa dell'organo di Baggio, poco distante, trovate noi. Il giovedì le nostre attività ristorative iniziano intorno alle 19.30, le nostre cene del sabato alle 20. Prossima cena? Il 15 di dicembre, comunque tra poco penso che pubblicheremo sul sito anche i volantini, le brochure, okay, con le date. Bisogna immagino prenotare per prendere, esatto, la cena, perché insomma i posti sono limitati. Esatto, sì, sì, sì. Quindi sbrigatevi, fate in fretta, sennò qua va via. E davvero un'esperienza interessante, è vero anche quello che diceva poco fa Pietro, e anche vivere comunque un luogo e un territorio che magari uno non si immagina neanche a Milano esista, perché se si arriva dalle parti centrali di Milano uno non pensa che può esistere chissà questo luogo, invece è un borgo, sembra di stare in un paese chissà dove, esatto, si è proprio in Milano, si è proprio nel centro della città quasi, però insomma a Baggio qualcuno dice vado a Milano quando vanno in centro, c'è ancora così, ancora così, è vero, ancora così, uno dei famosi borghi che compongono la cerchia di Milano. Pietro, io ti ringrazio tantissimo davvero per essere qui con noi. Grazie a voi. Mille per il lavoro che fate, qualsiasi attività vieni a raccontarci, le novità, qualcosa che fate, noi siamo sempre qui pronti a darne voce.
veloce. Ringraziamo tanto Pietro Basile, presidente dell'associazione Il Balzo. Grazie mille Pietro. Grazie a te e a tutti voi, buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna sempre qui domani su Milano News in diretta per raccontarvi Milano, città metropolitana. Domani è martedì e quindi domani è Focus Periferie. Grazie mille, arrivederci. A